programma di Finmeccanica preoccupa quello che accade su Ansaldo Breda, Ansaldo STS, Selex, Telespazio, quello che sta accadendo in altre aziende. Siamo molto preoccupati perché si fanno scelte che vanno fortemente a mettere in criticità da un punto di vista economico, occupazionale e sociale l'area metropolitana di Napoli. Quindi ancora una volta scelte del governo che non appaiono razionali e soprattutto ingiustificate in modo discriminatorio nei confronti dell'area metropolitana di Napoli. Quindi se sono preoccupazioni infondate, io ho chiesto un incontro per essere appunto tranquillizzato io e come portavoce di tante preoccupazioni che raccolgo in questi giorni. Ho scritto anche sulla vicenda Itron, per esempio, un'altra azienda storica della nostra città. Viene chiusa, si prospetta la chiusura a marzo della sede di Napoli, che è una tra le più efficienti in Europa. Insomma, sono delle cose che non quadrano, non convincono, preoccupano e c'è anche un po' un silenzio assordante. Quindi vicinanza ai lavoratori, alle lavoratrici e anche ai sindacati che stanno facendo una battaglia, ancora una volta un appello al governo che per le fabbriche come per le scuole, come per i fondi europei, continua ad avere un atteggiamento discriminatorio nei confronti del Mezzogiorno e lo fa in modo anche silente. Quindi quando ti vai a leggere le carte, ti leggi i programmi, ti leggi i piani, vedi questo. E quindi voglio capire se c'è una strategia in atto, che è una strategia politica, sono scelte economiche, sono scelte che sfuggono alla volontà del governo, vorremmo capire.